Brindisi che torna in Lega 2, propone il calore del proprio pubblico in un Palapentassuglia che non basta più. Quale impressione ha avuto, Presidente, in Puglia? Beh, un'impressione bellissima, perché il basket ha bisogno di realtà come questa, dove c'è grande passione, anche grande ricordo di basket, perché Brindisi è una piazza storica del basket italiano. E quindi io penso che sia importante per il movimento di avere società, squadre e pubblico così. Approfittiamo di questo nostro spazio satellitare durante il terzo tempo per parlare intanto delle vostre ambizioni, dei vostri programmi di quest'anno. Noi abbiamo avuto questo sfortunatissimo incidente di ghiacci che è stato veramente, che evidentemente ha inciso un po' su quello che è stata la nostra preparazione. Beh, noi speriamo di fare un buon campionato, insomma, questo naturalmente cerchiamo di onorare lo spirito che ha Casale, che è uno spirito di crescita, e speriamo che sia un campionato in crescita rispetto all'anno scorso. Beh, però potete fare affidamento su un tecnico di grandissima esperienza. Crespi è certamente una certezza e una sicurezza, abbiamo tanti altri giocatori e comunque insomma speriamo di fare un buon campionato, di migliorare rispetto all'anno prossimo, un passo dopo l'altro. Presidente, ci parli dei vostri tifosi. Beh, ma certamente il nord non ha la passione calda che è il sud, però Casale è una piazza molto leale, noi quando verrete a Casale troverete un ambiente estremamente sportivo dove c'è un buon tifo caldo, un buon sostegno della squadra, però insomma noi cerchiamo di imitare la passione del sud. Vi daremo un esempio, allora sarà veramente un piacere in questo senso. Lega 2 che comincia regolarmente, la Serie A no. Se la sente di fare una riflessione su quello che è accaduto da presidente, da dirigente. Ma guardi, io credo che il basket abbia bisogno di regole chiare sugli aspetti economici. Abbiamo bisogno di società serie, di società che pensino che questo non è un sistema per drogare i campionati con delle droghe amministrative, ma siano semplicemente dei campionati leali dove tutti giochiamo con le stesse armi. E quindi io questo credo sia un esempio doloroso ma necessario. Partita equilibrata fino all'ultimo minuto, anche se nei primi 20 minuti Casale Monferrato ha messo sotto Brindisi con la zona, con la uomo, alternando le difese e poi con un grande Doudel. Ma sicuramente rimane rammarico, perché avevamo costruito la partita bene, i ragazzi erano stati molto determinati, ci è mancato per tutti i 40 minuti un po' di killer instinct, abbiamo fatto 21 palle perse e sicuramente negli ultimi 4 minuti non abbiamo mai avuto la lucidità di uccidere la partita, e con 4 palle perse negli ultimi 4 minuti abbiamo aiutato il positivo crederci di Brindisi. Un grande Fantoni che non solo si è battuto sotto i tabelloni, ma da fuori ha messo tiri importanti, soprattutto quello nel finale dai 6-25. Ah, penso che Fantoni ha fatto una bella partita, un ragazzo che ha una grandissima motivazione, può crescere moltissimo, siamo molto contenti di lavorare insieme a lui ogni giorno e direi una partita di lui positiva, ma anche di tanti altri giocatori, direi che è stata un po' una partita positiva per tutti, però con l'assenza di killer instinct. Brindisi ha trovato un Atten trascinatore, sono mancati forse la spinta di Virgilio e Parente, chiusi naturalmente bene dai vostri giocatori. Ma credo che per me sia difficile e inopportuno parlare degli avversari, perché sicuramente ho più l'attenzione alla mia squadra e non mi va di giudicare una prestazione vista dall'altra panchina, perché credo che sia Perdichizzi sia la persona più indicata a farlo. Veroli, Scafati, Varese, tante squadre ben allestite e poi le mine vaganti di questa Lega 2, si parla molto bene di Pavia, cosa ne pensa coach Crespi? Ah, io credo che siamo dopo la prima giornata, è inutile dire chi è delusione, chi è sorpresa, dobbiamo avere cultura sportiva, avere tanta pazienza. Nonostante la sconfitta del Casale Monferrato, Fantoni ha dimostrato a coach Crespi che la società ha scelto bene, un 85, ti sei battuto nell'arco di 4 quarti sia con Killisworth che con gli italiani, beh, tutto sommato comunque è stata una bella partita. Sì, è stata una bella partita per Brindisi alla fine, nel senso noi purtroppo, cioè in questo momento non riesco a descrivere la rabbia che ho io, perché abbiamo proprio buttato via una partita, siamo stati avanti per 39 minuti e 45 secondi. Abbiamo buttato via la partita, su più 7 bisognava essere più cinici e chiuderla lì. Brindisi è stata brava, hanno fatto un paio di canestri da sotto, tiri liberi, hanno recuperato un paio di palloni e alla fine il campo ha detto che loro hanno 2 punti e noi no, e stasera i vincitori sono loro. Nei primi 20 minuti si è visto un Casale ben messo in campo, tanta difesa, tanta intensità, e poi gli americani guidati dal grande Doudel che hanno messo a segno tiri importantissimi.
Sì, è vero, siamo partiti molto bene, soprattutto concentrati, dovevamo tenerla fino alla fine e purtroppo quello che conta è la fine. Quindi sì, Dodel diciamo, è uno dei nostri leader, la nostra squadra è una squadra con panchina molto lunga, però stasera non ha fatto effetto. Spero che lavorando giorno dopo giorno e conoscendoci sempre meglio tra di noi, che questi frutti si vedano. Durante la campagna acquisti si è parlato molto di Casale Monferrato come regina del mercato, ma facendo un po' una valutazione, Varese, Veroli, Soresina, secondo te quale squadra, quali le prime quattro squadre di fascia alta? Ma senti, ti posso dire che questo campionato di Lega 2 penso sia uno dei campionati più difficili e equilibrati che si siano visti negli ultimi anni. Ci sono stati dei gran colpi di mercato come ha fatto Venezia, Varese che vuole andare su da subito, noi sì, la stessa Casale, però Reggio Emilia, Soresina, Veroli, tutte squadre che hanno puntato forte quest'anno, che vogliono fare la propria figura. Alla fine in campo ci andiamo in cinque, tutti hanno due braccia e due gambe e il risultato alla fine, sempre, si torna sempre lì.